Finalmente, finalmente siamo tornati con una recensione e l'unica cosa che posso dire è che ne sono incredibilmente contento. Sì, perché come avete visto gli ultimi video sono stati principalmente contenuti mirati a intrattenervi, a divertirvi. Ecco che torniamo quindi con una bella recensione per ricordarci l'essenza di questo canale. E cosa portarvi se non una nuova replica mai recensita sul canale che soprattutto non avevate ancora visto. Io smetto di parlare, vi faccio direttamente vedere la bambola di cui parleremo quest'oggi, il Delta Armory Silent Ops AR-15 da 8 pollici. Bravo! Non bravo il fucile, ma bravo perché c'è scritto così, ma anche bravo il fucile perché ha delle cose molto interessanti. Sigla che poi partiamo. Questa bambola ci ha colpito non appena è arrivato, perché riconosciamo all'interno della sua fattura, dei materiali di cui è fatto e anche un pochino con l'estetica qualcosa di già visto, ovvero la base di un Evolution normale. Ha però delle differenze molto interessanti con la sua controparte evoluta o meno evoluta, a seconda di come la vogliamo mettere, e in effetti ci ha colpito tanto. Ecco perché. Vabbè, prima di tutto, ovviamente, stiamo parlando di una replica abbastanza economica, quindi fascia non bassissima, ma comunque entry level perfetto come prezzo e che ha delle caratteristiche che permettono di mantenerlo entry level. Quali? Ottima domanda. Partiamo con un castello inferiore e superiore in polimero. Quindi lower receiver è in polimero, quindi non in plasticato. È un buon polimero come riuscite a vedere anche voi, però ovviamente non è in metallo, e anche l'upper receiver, quindi tutta questa parte qui superiore, insomma i due blocchi che vanno a comporre il body principale del fucile. Anche il tubo del calcio subisce questo trattamento, quindi non è in metallo come gli Evolution, ma è completamente in polimero, e il calcio di cui parleremo tra un secondo perché è qualcosa di veramente molto interessante, e ovviamente il paramano frontale. A questo giro però, a differenza di Evolution, troviamo un paramano completamente in metallo, quindi questa bella bestia è full metal, ricorda vagamente come sistema di assemblaggio gli Evolution, i Ghost, ovviamente ha un prezzo inferiore, giustamente non ha tutto il sistema di centralina elettrica interna, ETS, grilletti elettronici, a parte il fast trigger, però la cosa che sinceramente è molto interessante è che sì, il corpo in polimero non dispiace, e avere un bel paramano che è fatto, ripeto, non solo in metallo ma è anche bello solido, mi ha impressionato molto. Troviamo poi un silenziatore che entra all'interno del RIS, quindi è pseudo nascosto, e le sue tacchette di mira che sono ovviamente flip up, si ergono come il vostro pipo la mattina, se siete signore si alzano come le querce. Leva d'armamento tutto normale, non ha l'hold open per ovvi motivi, ma è un fucile entry level, quindi non ci si aspettava niente di che. Vi faccio vedere anche lo pop rotativo standard, buono, funziona bene, sapete dove lo dovete girare, vi indica il lato in cui dovete andare a dare up up e quello per ovviamente toglierlo, senza infamia, senza lode. Caricatore da 120 colpi con indicato il numero di colpi che tiene, cosa veramente molto figa, già monofilare, quindi per me vince già dei punti solo per questo. Loghi carini, mi piace molto, una sorta di VFC meno blasonato, e molto carino che abbiano riportato il logo anche qui sullo shell ejector. Come detto, fast trigger, non ha nessun tipo di sistema ETU, centraline varie o MOSFET, è semplicemente a corsa ovviamente più corta, e il trigger guard è un pochino più ampliato, quindi riusciamo ad entrarci comodamente col dito grazie all'ampio spazio. Infine volevo parlare del calcio, questo è fatto veramente molto bene, è praticamente identico a quelli che monta direttamente il Crytac. Personalmente preferisco di gran lunga questo tipo di polimero rispetto a quello un pochino più plasticoso del Crytac, chiaramente non è minimamente a livello, però è fatto molto bene. Troviamo ovviamente i loghi sia lì di fianco che sul culetto, eccolo lì, e soprattutto, ragazzi, cosa più importante, oltre ad avere gli attacchi ovviamente QD che vi permettono di andare ad agganciare cinghie e altre robe, è molto spazioso perché simile, ripeto, quello del Crytac, avete tutti i vani per metterci la qualunque qui dentro, potete veramente ficcarci una qualunque batteria. Per chi se lo stesse chiedendo, all'interno l'attacco è Tamiya, quindi non DIS ma Tamiya. Stop, dimentica perché.
per gli interni, ripeto, senza infame e senza lode, pistone da 14 denti, varie robe rinforzate e non, nulla di eccezionale che valga la pena di menzionare. Per i più smanettoni trovate ovviamente il link in descrizione che vi manda direttamente dal Monopoly Software Shop, il nostro negozio, e vi permette di andare a spippolare un pochino di più le specifiche di suddetta replica. Manca un ultimo punto che è essenziale per andare ad apprezzare al meglio questa replica. Sto parlando del fatto che insieme al fucile, a differenza di quello che dico sempre, sono inclusi batteria e caricabatteria. Quindi andrete a risparmiare, acquistando questo determinato modello, indicativamente 50 o 60 euro tra caricabatteria e batteria. Questa è una cosa molto interessante, molti di voi me lo chiedono in continuazione, ma esistono fucili che la includono? Sì, questo sì. Non è una cosa da poco perché, ripeto, all'interno di tutti i costi del fucile c'è anche il fatto che viene data quella. È una batteria buona? Sì, da usare con questo fucile. Non è una batteria sicuramente che consiglierei di usare a lungo termine, però se dovete cominciare e non avete voglia di spendere 60 euro tra caricabatteria e il resto, potete usare i suoi e siete a posto. Quindi volendo comprate il fucile, i pallini, siete già settati, pronti ad andare a smitragliarvi in campo. Ah, non l'ho detto prima, il muro è mezzo vuoto, come vedete, perché vi siete dati alla pazza gioia. Quindi non so perché con 40 gradi decidiate di comprare una marea di fucili, abbiate la forza di andare a giocare, però complimenti a voi e vi ringraziamo ovviamente. Stiamo restoccando, quindi soprattutto le mitragliette ci torneranno a brevissimo. Prima di darvi le mie conclusioni e dirvi anche secondo me a chi è mirato questo fucile e quali sono gli aspetti che mi hanno colpito veramente tanto nella economia generale della replica, passiamo al War Rage, che farò io, perché War purtroppo anche oggi non c'è. Qualcuno dovrà pur lavorare in questo posto e non posso essere di certo io. Ecco che mi dedicherò alla mia incredibile danza del Red Rage. Questo fucile mi piace. Cosa dire? Prima di tutto, questo tubo del calcio è una cazzata, a mio parere. Nel senso che averlo in polimero, essendo uno dei punti che flette di più e che è sottoposto a più stress, non è proprio una mossa geniale, a mio parere. Perché ovviamente mettendo una cinghia a due punti, attaccandone una qui e una qua, questo va a flettere un botto. Consiglierei quindi di prendere una cinghia a un punto e andarla ad attaccare qui, su questo punto. Spero che abbiate capito il punto che sto cercando di passare. Per me è un punto fisso. C'erano 40 gradi e tutto a un tratto fa freddo. Quindi questa per me è una delle cazzate più grosse fatte su questo fucile. Per il resto secondo me ci sono un sacco di cose fatte meglio, perché costa nettamente meno e rispetto alla fascia più economica di Evolution diciamo che si pone in mezzo. Cioè non è un Carbon Tech da 160 euro e non è nemmeno un Ghost da 270-300 euro. Quindi secondo me si posiziona bene all'interno di quella fascia. Sì, Red Rage non hanno lo stesso effetto, lo so ragazzi. Vi riporterò War, lo prometto. Tu mi devi prendere di faccia però. Come concludere questa recensione? Ragazzi, io trovo che questa replica sia fantastica. E sia fantastica perché si posiziona perfettamente tra le fasce più economiche, che per noi sono Evolution, il Carbon Tech, il Silent Ops, MK18, Mozero, eccetera, 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 e i Ghost, come ho già detto. Ovvero fucili che hanno delle cose in comune con questo: upper e lower receiver sicuramente in polimero Carbon Tech per i Ghost, e poi dopo il paramano in metallo. Ne abbiamo venduti una quantità industriale, continuate a chiederceli. Trovo che questo si posizioni perfettamente a metà, perché ha delle caratteristiche simili al Ghost senza avere però l'elettronica all'interno che permette di abbassare i costi. E non vedo l'ora di sentire anche cosa ne pensate. Ecco perché vi inviterei a lasciare un commentino, lasciare un mi piace al video e soprattutto venirci a seguire anche sui nostri altri social, TikTok, Instagram e anche sul mio canale secondario, dove troverete altri contenuti di questo tipo, molto più cazzoni, molto più sfaccettati, giusto perché di Red uno non ne ha mai abbastanza. Detto ciò, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, vi ringrazio di tutto il sostegno che ci avete dato e soprattutto vi ricordo di andare a controllare il link che c'è in descrizione per prodotti di software e tattici di ottima qualità. Qui da Red è tutto e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Forse lo dovevo dire che Rico ha fatto un video dove giochiamo a nascondino tutti insieme. Ci sono io, Pio, Rasha, La Bea, Mr. Dasse, Smoot, Pollock, Pallek.